Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Aspettandola. Vado subito a salutare i nostri ospiti. Do il benvenuto a Gennaro Perna, giornalista di Infonapoli 24. Ciao Gennaro, ben ritrovato. Ciao Andrea, un saluto a tutti gli spettatori di Attisport 24. Vado a salutare e a ringraziare Antonio Rea, collega di Napoleggiamo. Ciao Antonio, ben ritrovato. Ciao Andrea, è sempre un piacere. Un saluto a Gennaro e agli amici in ascolto. Antonio. Gennaro, iniziamo da te. Inter-Atalanta è senza dubbio l'incontro di cartello della 26ª giornata. Come ci arrivano le due contendenti? La partita affascinante, interessante, forse in questo momento una delle più belle e più interessanti che il campionato italiano possa esprimere. Ci arrivano l'Inter bene, perché l'Inter ha ulteriormente, dopo il successo di ieri, allungato sul Milan, e l'Atalanta ci arriva bene perché è una squadra in fiducia. Io nell'ultima intervista ti dissi che secondo me mi ero sbilanciato, era quella che poteva essere la seconda forza di questo campionato. Quindi ci arrivano bene entrambe, una partita interessante e soprattutto una partita che lascia una serie di curiosità per quanto riguarda la squadra di Conte, no? Se la squadra di Conte dovesse superare anche l'ostacolo Atalanta, semplicemente non perdendo, non voglio dire che debba vincere necessariamente, se riesce a fare una bella prestazione e non perdere, io penso che l'Inter sia, già lo è probabilmente adesso, poi difficilmente raggiungibile. Antonio, dal punto di vista tattico, che partita sarà quella tra Conte e Gasperini? Come diceva Gennaro, una bellissima partita. L'Inter si trova in testa alla classifica, però con pieno merito, ci mancherebbe, però senza mai aver impressionato da un punto di vista del gioco. Anche la partita ultima che ha vinto contro il Parma l'ha vinta perché era nettamente superiore per valori tecnici, per esperienza, eccetera. Però se ti dovessi dire che ha impressionato dal punto di vista, della supremazia e di altro, ti dico di no. L'Atalanta invece, quando è in stato di grazia, come lo è in questo momento, sicuramente sfodera un gioco brillante, marcature a uomo, come diciamo sempre, no? Il gioco di Gasperini è a tutto, giocatore a tutto campo, marcature asfissianti, quindi potrebbe uscirne fuori veramente una partita dai risvolti imprevedibili, tipo la vittoria dell'Atalanta, perché i bergamaschi quando la giocano non hanno paura di nessun avversario. Quindi dal punto di vista tattico, ripeto, l'Inter ci avrà il suo canovaccio consueto, 3-5-2, con quei due là davanti, o comunque con Sanchez che quando gioca non fa mai rimpiangere chi sostituisce. Dall'altro lato c'è la solita Atalanta che giocherà con il suo 3-4-2-1, 1-2, lì davanti poi non si capisce mai se giocano i due attaccanti, se c'ha tante variabili. Cioè, quest'anno veramente Gasperini ha tante frecce al suo arco, soprattutto lì davanti. Quindi mi aspetto veramente una bella partita e non ti nascondo che mi aspetto anche un risultato sorprendente, ovvero che l'Atalanta possa fare bottino pieno contro l'Inter. Gennaro, l'altro big match è senza dubbio l'anticipo di domani sera Juventus-Lazio. Che tipo di partita ci possiamo aspettare? Una partita in cui anche qui ci sono tanti tanti punti importanti, punti importanti in ottica prime quattro posizioni e una partita sicuramente per la Lazio delicata perché poi alla fine l'ultima partita che ha giocato la Lazio l'ha vista perdere contro il Bologna e nella penultima che ha giocato perdere malamente contro il Bayern. Quindi è una Lazio che veniva da alcune certezze, ma nelle ultime due le ha leggermente smarrite. Per quanto riguarda la Juve ha l'obbligo di vincere queste partite, ha l'obbligo di fatto per la sua storia e per il suo trascorso di vincerle tutte le partite. E poi c'ha l'impegno di Champions che comunque è un impegno importante perché quello diventa nella stagione dei bianconeri probabilmente l'obiettivo prioritario. In questo lo è sempre stato, ma a maggior ragione in questo momento, guardando l'Inter che nel campionato scappa.
quindi ci dobbiamo aspettare una partita tatticamente molto, molto, molto accorta da entrambe le squadre. Poi la Lazio la conosciamo, una squadra che ha il suo tema tattico ben definito, e la Juve con la sua, diciamo, identità, che poi fa sempre un po' fatica a imporre ancora. Però vediamo, c'è sicuramente una partita interessante dove secondo me il pronostico è bello che è aperto, però io vedo la Juve favorita, onestamente. Antonio, torniamo sul tema che a te caro. Che tipo di duello sarà quello tra Andrea Pirlo e Simone Inzaghi? Diciamo che sono due squadre, due allenatori che non stanno passando un bel momento. È vero che la Juventus ha ottenuto una bella vittoria contro lo Spezia, anche se è maturata nel secondo tempo, mentre nel primo tempo lo Spezia ha giocato molto meglio. La Lazio, come diceva giustamente Gennaro, viene da due scoppole non trascurabili. Tra l'altro, la Juve deve far fronte a diverse assenze. L'ultima è la positività di Betancur, quindi ci avrà difesa e centrocampo veramente con gli uomini contati. Quindi, e poi non dimentichiamoci il fattore mentale, cioè la Juve in 4 giorni si gioca veramente il futuro, perché la partita con la Lazio e poi la successiva in Champions contro il Porto diranno molto sul futuro della Juventus, e lo potranno dire solo in negativo, perché se dovesse perdere uno dei due impegni, sicuramente uscirà fuori dal trofeo dove perde la partita. Da un punto di vista tattico, come diceva Gennaro giustamente, la Lazio la conosciamo bene, tutta compatta, tutta chiusa con linee ristrette e lanci lunghi su Immobile, con inserimenti da dietro di Luis Alberto, ma soprattutto di Milinkovic, e il supporto dei due esterni. Sui due esterni della Lazio, quest'anno sono rimasto molto ben sorpreso sia da Lazzari, che però conoscevamo, con la sua rapidità, con la sua velocità, sta acquisendo sempre più, diciamo, consapevolezza dei suoi mezzi, ma anche da Marusic, che pur giocando in un ruolo non suo, perché lui è un destro che sta adattato a sinistra, sta facendo molto bene. La Juventus, come dicevo, ha gli uomini contati, quindi penso che Pirlo baderà intanto a sistemare, da un punto di vista dell'equilibrio, la squadra con un 4-4-2, lasciando a Dybala, da Ronaldo e a Chiesa, diciamo, la possibilità di poter sbloccare la partita. Quindi l'unica cosa che può privilegiare la Juve rispetto alla Lazio potrebbe essere Cuadrado, che, come dicevamo prima, potrebbe sfruttare le avanzate di Marusic, che molto spesso accompagna la fase offensiva, e quindi potrebbe lasciare qualche spazio alle sue spalle, e quindi Cuadrado, lo sappiamo bene, che da questo punto di vista è un fenomeno. Quindi una bella partita, un risultato non proprio preventivabile al 100%, però la Juve, ripeto, non può fare un altro passo falso. Gennaro, quali rischi corre il Milan nella trasferta del Bentegodi in una Verona che nella storia rossonera spesso è stata fatale? Allora, il Milan in questo momento è una squadra che ha delle difficoltà, ha riacciuffato il pareggio negli ultimi secondi dell'ultima partita, e è una squadra che ha perso un poco della brillantezza dal punto di vista fisico, e alcuni degli uomini più importanti hanno sostanzialmente perso alcune certezze. Io devo dire che anche nella partita contro la Roma, dove il Milan è partito veramente molto forte nei primi minuti, poi alla fine l'ha raddrizzata e messa a posto con un grandissimo gol di Rebic, che è riuscito, come dire, a cacciare via la propria individualità e a risolvere il problema. Il Milan è in questo momento. Allora, io il Verona è un avversario che in generale noi l'abbiamo detto, non lo, diciamo, tra virgolette, non lo consigliamo a nessuno, perché è una squadra che corre, che gioca uomo contro uomo, ma di fatto ha annichilito il Benevento, e seppur non un gran Benevento, onestamente. Però è una squadra in fiducia, una squadra in fiducia fisicamente, ma anche molto libera mentalmente, nel senso che poi alla fine gli obiettivi stagionali non è che ne abbia poi tantissimi dal punto di vista, diciamo, di raggiungere le posizioni, diciamo, che la possono fare in Europa. Dietro è oggettivamente coperta, è in fiducia, fa risultato. Per il Milan potrebbe essere veramente una partita difficile, e non dovesse far risultato pieno, diciamo, per il Milan si potrebbe aprire
ecco, proprio un attacco da parte poi dell'Atalanta e della Juve relativamente al secondo posto di questo campionato. Antonio, veniamo alle dolenti note, così ti mentalizzo. Nel continuo alternarsi di prestazioni di un'annata che definire contraddittoria e mi sembra eufemistico, credi che il Napoli riuscirà a superare il Bologna? Chi può dirlo, André? Il Napoli ormai è una squadra che, su cui non puoi fare affidamento per nessun tipo di pronostico. Il Bologna domenica scorsa, o meglio, settimana scorsa ha battuto la Lazio. È una squadra in fiducia, una squadra che non ha grandi, grandi assilli di classifica, quindi può tranquillamente venire a Napoli e giocarsi la partita. Ha degli uomini offensivi molto pericolosi, mi riferisco in particolare ai tre dietro la punta, Orsolini, Sansone, lo stesso Soriano che sbaglia su tutto il campo, quindi è una squadra che ti può dare fastidio, ma a me preoccupa soprattutto il Napoli stesso. E al di là delle congetture negative che sono accadute quest'anno, in particolare ai tanti infortuni, sta mettendo del suo veramente per farsi del male. Si parla di polemiche nello spogliatoio, diciamo, di gruppetti che sono contrastanti tra di loro, dell'allenatore che ha perso il polso e quindi non riesce più a tenere la squadra. Sono tutti segnali brutti, sono tutti segnali che dovrebbero essere in qualche modo sanati. Secondo me la società, dopo la partita col Verona, visto che ha sfiduciato formalmente l'allenatore, avrebbe dovuto in qualche modo sollevarlo dall'incarico, perché andare avanti con questo stilicidio ogni partita, poi Gattuso ci mette del suo, perché Gattuso secondo me ha provincializzato una squadra che ha una rosa che può entrare tranquillamente nelle prime quattro. Vedere il Sassuolo prenderci a pallonate mercoledì sera, perché questo è accaduto a Reggio Emilia, Sassuolo ci ha preso a pallonate per buona parte dell'incontro, è una cosa che non si può spiegare. La squadra del Napoli, secondo me, al di là di quelli che sono i tanti infortuni, ha comunque una rosa all'altezza, quindi per quanto mi riguarda l'allenatore c'ha tante responsabilità. Vedere una squadra che si rintana dietro e che riparte in contropiede è una cosa triste per una società e per una squadra che deve ambire a ben altri palcoscenici. Quindi non lo so, alla tua domanda ti rispondo che non lo so, non mi voglio esporre in un pronostico che potrebbe essere tranquillamente da uno, è una partita tranquillamente da uno, ma con questo Napoli, con tutto quello che ci sta succedendo intorno, io non mi sbilancio più di tanto. Andrea, vai. Scusami, consentimi di dire anche una cosa. Allora, io, sapete la mia idea sul mister Azzurro e quindi sul fatto, concordo su tutto quello che ha detto Antonio, però io adesso vorrei sottolineare anche un tema di tipo societario, no? Il silenzio stampa in cui c'è il Napoli in questo momento non fa bene a nessuno, ma la cosa che mi preoccupa ancora di più è quel tweet che è uscito ieri pomeriggio, cioè quel tweet è la dimostrazione, a mio modestissimo parere, di una confusione societaria. Cioè, uscire con un tweet nel quale si dice che il proprio giocatore non ha alcun problema con il proprio allenatore, ma perché? Cioè, la domanda che pongo è: perché fare un errore comunicazionale del genere? Non serve quel tweet, sempre vi ripeto, un'opinione personale, non serve a nulla. Non serve a nulla in un tema di comunicazione, di una comunicazione strutturata, dove ci sono i social, dove c'è tutta una serie di variabili. Quel modo di comunicare mette confusione sulla tanta confusione che c'è in campo dal punto di vista tecnico e quant'altro. Quindi non voglio rubare la domanda, ma non ti so rispondere neanche io sul pronostico di domani, onestamente. Domenica. Di domenica, sì, scusami. Allora, Gennaro, la Roma ritroverà continuità di risultati nel lunch match contro il Genoa? Allora, la Roma ha fatto una vittoria importante a Firenze. Poi la Roma si sta dimostrando quella squadra che con chi è dietro in classifica di fatto fa sempre quasi risultato pieno, con chi è avanti sta avendo delle difficoltà. Però la Roma è tra le... Allora, io mi sono fatto questo schema mentale che spero ovviamente, come dire, che può essere sicuramente passibile di errore, però io vedo Inter, Atalanta, Juve e Milan per tutta una serie di variabili, diciamo, le cosiddette favorite per i primi quattro posti.
Lazio, Roma e Napoli le vedo a combattere dal quinto al settimo posto. Però se dovessi trovare una sorpresa tra Lazio, Roma e Napoli, io ti dico che la Roma è forse la squadra che si potrebbe introdurre in quelle prime quattro posizioni di cui parlavo prima. Quindi da questo punto di vista, match molto importante con il Genoa, squadra che Ballardini abbiamo visto fa giocare ormai bene, ormai secondo un'idea tattica ben precisa, e quindi partita difficile per la Roma, ma la Roma deve provare a vincerla proprio per tentare, di rimanere sempre più agganciata nelle prime quattro posizioni. Antonio, chiudiamo la nostra chiacchierata con te. Sono diversi gli scontri diretti in programma per la lotta salvezza. Chi rischia, secondo te, una rovinosa caduta in zona retrocessione? Partiamo con un assunto. Allora, per quanto mi riguarda, ripeto, è un mio pensiero, Parma e Crotone ormai sono Crotone di più, ma anche il Parma che ha perso quella partita, cioè si è fatto rimontare dallo Spezia sabato scorso ed era secondo me un'ottima opportunità per riportarsi, diciamo, a ridosso della zona salvezza. Quindi per quanto mi riguarda Parma e Crotone sono ormai spacciati. Ci resta un unico posto per l'inferno e sono tante squadre pure piuttosto blasonate, il Torino, il Cagliari, la Fiorentina, perché dalla Fiorentina in giù rischiano tutte. E poi c'è il Benevento e lo Spezia che ci stanno mettendo del loro per farsi risucchiare. Soprattutto il Benevento aveva acquisito una posizione di classifica abbastanza rassicurante, però non vince da diverse partite, sicuramente le ultime due sconfitte, quindi mano a mano si è fatta riportare, diciamo, a ridosso delle sabbie mobili. Le partite, come dicevi tu, sono tante e belle, diciamo, belle complicate. La Fiorentina è una squadra che deve fare risultato assolutamente col Parma, perché sennò veramente rischia grosso. Poi c'è un'altra bella partita che è Crotone-Torino, anche il Torino, che comunque ha due partite in meno, deve fare risultato a Crotone per diciamo, risollevarsi. E quindi, come ti dicevo, secondo me chi rischia molto, e io l'ho detto già in tempi non sospetti, è proprio lo Spezia e, ahimè, anche il Benevento, che mi dispiace che si trova in questa condizione. Quindi la partita più delicata, per rispondere alla tua domanda, è proprio Spezia-Benevento. Chi delle due riuscirà a fare il risultato pieno, ove mai dovesse accadere, fa un bel salto in avanti. Se la partita invece finisce in pareggio, secondo me restano tutte e due invischiate, sono le due che hanno maggiori possibilità di poi occupare quella terza casella che non vorrebbe occupare mai nessuno. Vai Gennaro, vai. Posso aggiungere un attimo una cosa? Allora, io concordo pienamente con quello che dice Antonio. Secondo me, la partita Spezia-Benevento, il Benevento non deve perdere. Secondo me, e la partita poi Benevento-Spezia dell'andata 0-3 fu quella da cui poi il Benevento partì con una serie di risultati positivi. Detto questo, sono d'accordo con Antonio anche sul tema della Fiorentina, che dopo aver giocato con il Parma poi andrà a Benevento. Quindi sabato fra 2 sabati ci sarà una partita a Benevento-Fiorentina. Quindi il groviglio di squadre, io mi permetto di mettere Spezia, Benevento e Fiorentina, come diceva anche Antonio, nel novero delle squadre che potrebbero andare in difficoltà. E se il Benevento non dovesse perdere né con lo Spezia né con la Fiorentina, di fatto farebbe un leggerissimo passo in avanti. Però è una situazione delicata, come diceva Antonio, in cui sono ritornate tutte in gioco con le doppia vittoria del Cagliari poi. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Gennaro Perna e Antonio Rea per la loro disponibilità e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a Ciao, un tutti. saluto a tutti.